Siamo a Sorrento al Museo Correale di Terranova per la presentazione di una mostra dedicata ad Anna Magnani dal titolo Nannarella, presentata dall'associazione Globe for Me in collaborazione con la Cineteca Lucana. La mostra, che sarà visitabile fino al 18 maggio, offre allo spettatore la possibilità di un coinvolgimento all'interno della cinematografia italiana, film dopo film, attraverso scatti fotografici, bozze, progetti, scritture e macchine da ripresa originali. Siamo con Gaetano Martino, presidente dell'associazione Cineteca Lucana, che ha presentato insieme all'associazione Globe for Me questa mostra dedicata ad Anna Magnani, fornendo molti materiali inediti e tra l'altro anche una macchina, si diceva, che è stata utilizzata per il film Bellissima. Dunque, la macchina utilizzata è una macchina fotografica del 1865 che viene utilizzata dal fotografo di scena del film Bellissima. C'è un'altra macchina che proviene dalle cabine del centro sperimentale, però ce ne sono anche tante altre che purtroppo non riusciamo a collocare come. Diciamo in quale film sono state, perché provengono quasi tutte da ambienti del Luce, Cinecittà e della De Paolis. La De Paolis, quando ha chiuso i battenti, tutte le macchine che erano, diciamo, facevano parte del corredo delle attrezzerie sono state prese in carico da me come Cineteca Lucana. Quindi, diciamo, le foto sono state ritrovate in vari fondi che ci sono pervenuti e con molta gioia è stato messo a disposizione di questa mostra in questo stupendo Museo Correale, che non conoscevamo l'esistenza. Prima di 15 giorni fa noi non sapevamo neanche che ci fosse una cosa del genere. Grazie anche ad Antonio De Magistris, al direttore del museo, che ha permesso tutto questo. Paolo Izzo, scrittore, giornalista, nonché segretario dei Radicali Roma, ha parlato in questa occasione, appunto ricordiamo la mostra dedicata ad Anna Magnani dal titolo Nannarella, proprio della condizione della donna a partire da questa donna che è stata definita una donna coraggio, affrontando anche delle tematiche molto sensibili come il femminicidio. Sì, Anna Magnani ha rappresentato proprio la donna in tutte le fasi della sua vita. È stata prima figlia non riconosciuta e comunque abbandonata anche dalla mamma. Aveva il cognome già di sua madre perché il padre non era conosciuto. Poi è cresciuta, è diventata donna, è cresciuta in una famiglia di tutte donne, tranne uno zio, erano cinque zie. E la nonna che si è occupata di lei ha avuto storie turbolenti, amori turbolenti, ha avuto anche lei un figlio a cui ella stessa ha dato il nome proprio, il proprio cognome, cosa che adesso le sta approdando tra le leggi possibili e tra i diritti possibili delle donne. Questo vuol dire che immagine e identità di Anna Magnani sono rappresentative della condizione femminile dalle due guerre in poi, voglio dire, non è che oggi alcune cose sembrano migliorate, ma il sottofondo, senza arrivare per forza al femminicidio, ma il sottofondo è quello della violenza sulla donna, anche psichica, che la donna subisce costantemente. Non bastano le quote rosa, non basta nessuna definizione di spazi in cui poterle collocare. Anna Magnani stessa non era un personaggio da poter collocare. Siamo con Filippo Merola, il direttore del Museo Correale di Terranova di Sorrento, e parliamo di questa esperienza inedita per cui il museo, da sempre un importantissimo punto di riferimento culturale per questa città, che apre le sue porte alla mostra dedicata ad Anna Magnani. Sì, effettivamente è stato un evento molto, molto importante per il museo, così come lo sono stati tanti altri che noi abbiamo fatto in passato e che abbiamo in mente anche di riproporre in futuro. Questo di Anna Magnani è un po', come dire, inedito. Riguarda un aspetto cinematografico fino ad oggi mai messo in mostra all'interno delle sale museali. Diciamo che, sebbene sia una mostra a carattere abbastanza moderno, perché la Magnani è finita, se non erro, nel 1973, quindi poco più di 40 anni fa. La mostra è allestita sicuramente ben si amalgama con le collezioni del museo.